È la novità di questa edizione del Carnevale di Fano. Si chiama La Notte dei Colori ed è una serata di grande festa che coinvolgerà tutto il centro storico fanese a partire dalla zona del Pincio fino ad arrivare in piazza 20 settembre. Ricco il programma che l'ente carnevalesca ha messo nel piatto in questo nuovo esperimento che cerca di coinvolgere anche tutte quelle persone che hanno deciso di pernottare nella nostra città già dalle giornate di venerdì o sabato. Tutto inizierà alle 18.30 qui al Pincio di Fano, nell'area eventi, appunto con Vittoria Chiarenza, che è una scrittrice che appunto ha fatto un libro su Vasco Rossi. Questo perché? Perché poi alle 19 ci sarà il concerto del BDA, che è Vasco Over Band, un tributo appunto a Vasco Rossi. Alle ore 21 poi il fulcro dell'evento, un lungo corteo capitanato dalla musica arabita, seguito dalle mascherate delle fazioni, partiranno dal Pincio e sfileranno lungo Corso Matteotti fino ad arrivare in piazza 20 settembre. Particolarità di questa serata, la sfilata dei carri allegorici di seconda categoria, che riporterà alla memoria gli antichi carnevali che si svolgevano proprio in centro storico. Durante la sfilata avremo un ricco getto, arriveremo in piazza 20 settembre, dove partirà il DJ set con DJ Fratta e Ossanna, che faranno cantare tutti con uno schermo gigante dove scorreranno le parole dei video che proietteranno. Avremo DJ Kiko dalla Movida Romana con la sua vocalist. Inoltre al Palazzo del Carnevale, ci teniamo tanto, ci sarà un concerto swing dei TSO in collaborazione con Fano Jazz Network. Per chi vivrà questa notte dei colori indossando una maschera oppure vestendosi completamente in stile carnevalesco, potrà usufruire di sconti e agevolazioni nei bar, ristoranti oppure negozi di abbigliamento. Sul sito carnevaledifano.com troverete l'elenco di tutti gli esercenti e commercianti che hanno aderito all'iniziativa.